Amici di MS Sport, amici di MS Channel, bentrovati. Nuova puntata di Fighters Life. Abbiamo l'onore ed il piacere di avere con noi l'uomo del Porto, Emiliano Tizio Marsili, campione d'Italia, campione d'Europa, campione del mondo. E con questo abbiamo detto tutto. Buongiorno Emiliano e bentrovato. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Emiliano, ti considero uno dei maggiori pugili all time del pugilato italiano nel vero senso della parola. Campione d'Italia, campione d'Europa, campione del mondo, un campionato del mondo vero, un campionato del mondo per la sigla IBO, lo ricordiamo, un campionato del mondo conquistato a Liverpool ai danni del beniamino di casa Derry Mathews, messo KO in casa sua, quel Derry Mathews che poi successivamente sarebbe diventato campione del mondo per la sigla WBA. Questo, diciamo, è un piccolo riassunto di quella che è stata la tua carriera da professionista, ma vorrei andare un attimino indietro e capire come è nata la passione del pugilato quando sei entrato in palestra nella tua Civitavecchia, immagino nella palestra del compianto e mai dimenticato maestro Peppe Perris. Peppe Perris, sì. Sì, ma io ho iniziato che avevo 16 anni. Avevo 16 anni tramite i miei amici che andavano in palestra. Io come ragazzo, come tutti i ragazzi, facevo calcio, giocavo, facevo pulcini, esordienti. Poi avevo dei amici che andavano in palestra e proprio lì al mercato c'era sta palestra di Peppe Perris, anche lui Peppe Perris in Portuale, un socio della compagnia portuale dove anche mio padre lavorava con lui, e niente, con un po' di amici mi hanno convinto, hanno detto dai vieni a provare, andiamo. Io un giorno ho preso, sono andato con loro e sono entrato in questa palestra e da lì è partita, diciamo, la mia passione, la mia carriera, tutto quanto. Chi entra dentro una palestra di pugilato capisce veramente cosa vuol dire allenarsi e fare dei sacrifici e imparare e stare lì al sacrificio. È tutta una cosa particolare, lo capisce solo chi lo fa realmente e chi ama questo sport. Chi era Emiliano Marsili, pugile dilettante? Anche perché tu sei un grande pugile. Esatto, nel senso il tuo pugilato, che comunque è un pugilato fatto molto di... sei un attendista e soprattutto un tempista, quindi immagino che anche da dilettante... Però sono entrato in palestra a 16 anni io, dopo 3 mesi il mio maestro mi ha fatto subito combattere, 3 mesi di palestra avevo, e ho iniziato a fare il torneo primi pugni, under 16, lo sai, si chiamavano primi pugni. Ho cominciato a fare il torneo regionale, ho vinto regionale, ho vinto interregionale, ho vinto italiano. In 2 mesi sono diventato campione d'Italia. Sono stato chiamato in nazionale under 16, poi mi sono rotto un piede, ho lasciato perdere la nazionale, ho fatto il torneo terza serie, dilettante terza serie, sono arrivato sempre nei semifinali italiani, poi ho perso una semifinale, poi ho vinto... di seconda serie, ho poi vinto sempre il titolo regionale, il titolo interregionale dell'italiano, non mi sono presentato perché non mi andava ad andarci. Un po' una testa calda, però finché c'è stato il mio maestro Peppe Perris, diciamo anche da novizio e da dilettante, dicevo la mia. Poi morto lui, sai, e con i nuovi insegnanti giovani, già all'epoca c'era sia Mario Massai, sia Riccardo Gasparri, però non erano per il pugilato dilettantistico, più per il pugilato professionistico. Poi si è messo insieme agli altri professionisti, sai, il dilettantismo era un po' scansato, però la mia passione, mi piaceva tantissimo andare avanti, comunque anche se facevo un match all'anno non mollavo e andavo avanti. Poi andando avanti in palestra è venuto Franco Cherchi, io ho quasi smesso, diciamo ero in seconda serie, che già erano 8 anni che ero in seconda serie, E venne in palestra allenando i fratelli Branco e mi disse: ma vuoi passare professionista? Io ho detto: oh, ma sono seconda serie, ancora devo passare prima serie, cioè, ho 26 anni, roba del genere. Io ho detto, ma ha detto: miglia, proviamoci, dai, io con mio fratello, cioè, sei bravo, e da lì abbiamo provato, mi ha fatto passare prima serie, mi ha fatto fare 5 match da prima serie e mi ha fatto passare professionista. Quindi dobbiamo ringraziare Franco Cherchi se abbiamo avuto il campionissimo Emiliano Marsili. Mi sta dicendo questo? Sì, nel passaggio professionista. Sì, sì, ovviamente. Poi dopo Franco Cherchi è rimasto fino a un certo punto, fino a che io ho fatto il primo titolo italiano e l'ho pareggiato. L'ho pareggiato a Grosseto contro Giovanni Niro, poi se n'è andato e è risubentrato Mario Massai. E da lì è partita la mia carriera. È partita la tua carriera con il campionato d'Italia, che credo tu abbia vinto con Luca Marasco, se non sbaglio. Bravo. Bravo. E hai difeso con Pasquale Di Silvio. Sì, ma pure lì avevo 33 anni, cioè il secondo titolo italiano che feci. Il primo titolo italiano lo feci a 30 anni, 29-30. Dopo 4 anni feci il secondo italiano. E dopo il campionato d'Italia subito la chance mondiale. La chance mondiale da lì, a Liverpool, dove io non sapevo nulla all'inizio, sai, era anno nuovo e invece di affiliarmi italiano mi sono affiliato spagnolo e sono andato a fare questo italiano. Questo lo dobbiamo dire, Emiliano, anche perché all'epoca era il 2012, l'IBO non era riconosciuta dalla Federazione Pugilistica Italiana e quindi tu per andare a combattere per questo campionato del mondo a Liverpool contro Derry Mathews ti sei dovuto affiliare in Spagna. Sì, mi sono affiliato in Spagna e sono andato a fare questo titolo, però il giorno prima di combattere al peso mi chiama la Federazione Pugilistica Italiana, mi dice: guarda, non puoi combattere perché non ti abbiamo dato nulla osta e se combatti sei radiato dal pugilato italiano. E io gli ho detto: senti, fa finta che non mi ha sentito, io devo fare il mio dovere, adesso sto qui e queste cose nemmeno me le dovresti dire. Ho detto: io vado per la mia strada, sono un pugile, oramai sto qui, combatto, faccio il mio match, poi quando ritornerò in Italia pagherò le conseguenze e faremo quello che dovremo fare. Sei esploso un pochino tardi nel pugilato professionistico, hai poi dimostrato nel corso di tutta la tua carriera che sei un campionissimo. Ti vuoi togliere qualche sassolino dalla scarpa o pensi che comunque tutto quello che hai conquistato, anche se tra virgolette troppo tardi rispetto a molti altri tuoi colleghi che i migliori anni o comunque vai io mi sono già capito sassolini. Io mi sono levato tantissimi sassolini nella scarpa, ho dimostrato quello che dovevo dimostrare, ho dimostrato di essere un pugile con le palle, un pugile vero, un pugile determinato che voleva conquistare e ha conquistato, perciò io le soddisfazioni me le sono levate tutte, dall'A alla Z. Però ancora oggi voglio levarmi ancora un altro sassolino nella scarpa e ancora voglio dire la mia, voglio fare gli ultimi 2 incontri e poi lasciare. Allora, io vorrei soffermarmi su 3 incontri, quindi analizzare con te 3 incontri. Il primo è quello del titolo italiano con Luca Marasco quando sei diventato campione d'Italia. Il secondo, in ordine di tempo, è quello contro Derry Mathews, ovviamente. Il terzo è quello che ti ha visto vincere il campionato d'Europa con Luca Giacon a Civitavecchia. Andiamo ad analizzare con te quelle che sono state, a mio avviso, le 3 tappe fondamentali della tua carriera da pro, perché è lì che hai veramente dimostrato, con quelle che erano le premesse sulla carta e quello che poi è andato a succedere sul ring, sei andato veramente a dimostrare che sei un pugile vero e che sei soprattutto un campione vero. Guarda, io tutti quanti, anche quando dovevo fare con Luca Marasco, non credevo nessuno su di me, perché Luca Marasco veniva da 3 vittorie di titolo italiano, già pronto per l'europeo, battendo a Chicco Califano, a Di Silvio, a un altro ragazzo. Aveva battuto, diciamo, i migliori in Italia, e questa sfida nemmeno doveva essere considerata con me. Mi hanno dato questa chance di fare con Luca Marasco, io ho detto ma come no, accetto che sì, vengo che sì. E lì ho iniziato a fare una preparazione come si deve, con un preparatore atletico, Gino Lauro, che mi fa potenziamento atletico e varie cose e via discorrendo, con il maestro Mario Massai, avere un'equipe sia di fisioterapista, tutto quanto. Ho cominciato a fare il professionista vero, crederci, cominciare a togliermi qualche soddisfazione, impegnandomi al massimo, trascurare famiglia, lavoro, tutto quanto, e ci ho creduto e ho dimostrato di essere Emiliano Marsili e Pugile. Lì hai preso veramente coscienza che il pugilato poteva essere parte fondamentale del futuro della tua vita? Ma sai, il futuro della mia vita no, perché io ho sempre lavorato, il mio posto di lavoro, io lavoro al porto, sono socio della compagnia portuale, cioè il mio piatto di pasta sta lì, tutto il resto in più, perché sai, in Italia non è che puoi, diciamo, sopravvivere facendo solo sport, il pugilato che facciamo in Italia. Non siamo all'estero, non siamo in America, non siamo in Inghilterra, non siamo in Germania. E automaticamente per me già il mio primo traguardo, il titolo italiano, per me già era una vittoria. Io ho sempre detto dall'inizio, quando facevo il pugilato e sono passato professionista, se io riesco a vincere il titolo italiano, per me è una grossa soddisfazione al mio traguardo. Poi quello che viene, viene, non mi interessa. Però il mio traguardo era vincere il titolo italiano. Ma il titolo italiano una volta era il titolo italiano vero. Non si faceva con 5 match, al minimo ci dovevi 15-20 match, se no non lo facevi il titolo italiano. Soprattutto ci arrivava chi veramente, cioè i più forti della categoria, che andavano quindi a scontrarsi per il titolo italiano. Chi vinceva il titolo era veramente il campione d'Italia. Vero, e infatti io vedo adesso con 4 match fanno un titolo italiano, è assurdo. Non so manco io come è possibile con 4 match, 5 match uno potrebbe fare il titolo italiano. Cioè, stiamo, diciamo, sgretolando il titolo italiano, che è un titolo prestigioso, un titolo vero, un titolo importante. Titolo italiano conquistato, queste purtroppo, Emiliano, sono domande a cui né io né te possiamo dare risposte, le lasciamo a chi di dovere. Però vorrei andare ad analizzare poi gli ulteriori passaggi fondamentali della tua meravigliosa carriera, che ricordiamo è praticamente composta da 38 vittorie e un pari, quello appunto con Giovanni Niro per il campionato d'Italia, che poi successivamente hai conquistato e hai difeso prima di lasciarlo e di andare a vincere tutto quello che c'era da vincere in Europa e nel mondo. Torniamo nella notte di gennaio del 2012, la notte di Liverpool. Che ambiente hai trovato a Liverpool? Che ambiente hai trovato in Inghilterra? Come ti sei approcciato in quell'arena dove... La mia famiglia mi segue sempre da tutte le parti. E con me mi sono portato 40 portuali. 40 portuali che mi hanno sostenuto... È stato bellissimo, siamo arrivati a Liverpool dove non ci considerava nessuno, diciamo il pugile di passaggio eravamo noi, e niente, siamo entrati in questo teatro Olimpia di Liverpool dove era pieno zeppo di inglesi, con tifoseria inglese tosta, dove ci hanno preso ci hanno lanciato le monetine, ci hanno fischiato, ci hanno tolto la bandiera, tutto e di più. Sembrava come un film americano tipo Rocky, entri con i fischi, sputacci, tiro di monetine e esci con l'applausi. E lì è stato dura, ero contro tutti, io lì ero solo con il mio staff, il mio allenatore, il mio preparatore, solo loro credevano in me. E lì ho tirato fuori, diciamo, lo spirito. Le palle, lo possiamo dire. Perché poi a un certo punto sono andato anche in difficoltà, perché sì, è vero, nei prime 3-4 riprese stavo sicuro, bene, avevo preso il match in mano, lo controllavo, diciamo, ho preso il sopravvento. La quinta ripresa, mi pare che era la quinta o la sesta, non mi ricordo di preciso, la quinta o la sesta, ho preso un colpo duro nell'occhio e diciamo che ho quasi accusato, ho chiappato Derry Mathews, l'ho bloccato per recuperare, ero stordito, e nella sesta ripresa poi il minuto dopo riesco io a mettere per terra Derry Mathews. Cioè, è una cosa irreale, si vai a vedere, diciamo, come hai fatto, stavi in difficoltà, stavi accusando, dopo un minuto hai recuperato e hai messo per terra tu a lui. Tipo un film, una vittoria schiacciante, vera, e ho tirato fuori tutto quello che potevo fare, anima, corpo, ci ho creduto fino all'ultimo, e crederci all'ultimo è diventato realtà, ho portato a casa questo titolo mondiale. Per te, per tutto il pugilato, per te e per tutto il pugilato italiano, perché quella rimane una grande impresa non solo tua personale, ma di tutto il pugilato italiano, veramente un grande, una grande vittoria. Sì, ma rientro in Italia invece, che ne so, cioè rientra, hai vinto un titolo mondiale a Liverpool contro tutti, sei riuscito ugualmente a vincere tutto quanto, invece, che ne so, di bravo, congratulazioni, che ne so, articoli del giornale, arrivo subito processo qua a federazione, 2 mesi di squalifica. Vabbè, accettiamo anche questa cosa, per carità, abbiamo le spalle larghe, non ci importa niente, tanto la cosa essenziale vera è l'amore per pugilato che ho, assolutamente, rifarei tutto dall'A alla Z. I soldi non mi interessano, perché non mi sono mai interessato, non mi sono mai arricchito, anzi forse tra virgolette ci avrò pure qualche volta rimesso, però non mi interessa, rifarei tutto, perché amo questo sport, è uno sport bellissimo, lo può capire solo chi lo fa. È la nobile arte vera, perché quando monti sul ring e scherma devi essere più bravo del tuo avversario, devi essere più intelligente, superare il tuo avversario, anticiparlo. Questo è il pugilato, non è violenza, è intelligenza. Assolutamente. Dopo quel campionato del mondo, la sfida per il campionato d'Europa contro Luca Giacon nella tua Civitavecchia. Divento sfidante ufficiale e appare questo campione, perché Luca Giacon non puoi dire che non è un campione, è un ragazzo di 22 anni dove ha 23 match, di cui 20 per KO, un non contest e 2 punti, cioè che gli vuoi dire, già campione dell'Unione Europea, e fisicamente soprattutto all'epoca era considerato il prospect più importante non solo del pugilato italiano, ma forse anche di quello europeo. No, già era il nastro nascente del pugilato italiano, già si diceva che era il prossimo futuro campione del mondo. Già stava su tutti i ranking mondiali, e su tutte e 4 i ranking mondiali nei primi 10 stava. Cioè, noi per arrivare nel rank mondiale dobbiamo fare non so che, lui già stava su tutte e 4 i rank mondiali. Vabbè, ma questo non ti ha impedito di stravincere? No, non è stravincere, lì ho messo un'altra volta, mi sono rimesso in gioco, perché lì non c'era un match, c'erano 3 match in una serata, non c'era un match solo. Lì era tutto, per me lì era giocarmi la mia carriera, giocarmi la faccia, giocarmi tutto. Ho fatto una preparazione anche durissima. Anche una rivincita personale contro tante persone. Certo, lì ci ho detto, c'erano 3 match, non c'era un match solo, lì ce n'erano 3 e è stato bellissimo l'atmosfera che c'era, infatti si vedi quando sono salito sul ring e io non c'avevo proprio un'ombra davanti a me, serissimo, determinato, serio, e non ho fatto una smorfia, ero concentratissimo perché sapevo che non potevo sbagliare, dovevo dare tutto. E lì chiamiamola come la vuoi. No, non possiamo chiamarla fortuna. Una vittoria del genere è una vittoria assolutamente meritata, una vittoria che è nata dal lavoro, dal sacrificio, dalla ricerca della tattica giusta, dalla ricerca dello studio dell'avversario da parte tua e del tuo team. Assolutamente non si può dire che sia stata fortuna, quella è stata una vittoria netta da parte di un pugile che sul ring si è dimostrato superiore, assolutamente, nessuno può dire il contrario, assolutamente. Vabbè, ho dimostrato che anche lì ho messo per terra 2 volte nel primo round Giacon, ma io sai che nella mia vita, no, non sottovaluto mai nessuno e ho avuto, non lo so se l'avete mai saputo, ho avuto un'occasione quando Luca Giacon doveva fare con un mancino per l'Unione Europea e Salvatore Chierchi o Christian Chierchi, non mi ricordo, mi ha chiamato e mi ha detto: Marsili, vorresti andare a fare un sabato e una domenica 2 sezioni di sparring a Giacon? A me appena mi ha detto così non gli ho fatto dire, o Franchino, non mi ricordo chi mi ha chiamato, dica la sincera verità, io appena ho sentito una cosa del genere ho detto: ma che scherzi, ma ci vengo subito, non vedo l'ora. Mi ha fatto il biglietto dell'aereo, sono partito, sono andato in Sardegna, di sabato mattina sono partito, sono andato in Sardegna, appena sono arrivato mi sono spogliato tutto quanto e sono a fare subito i guanti con Giacon. E la prima sezione di guanti che abbiamo fatto 6 round, ma 6 round duri, a testa, sono andato nel suo campo senza fare un passo indietro. Ma ci siamo dati 6 round proprio di botte vere per provare Giacon quanto poteva fare male e che avversario poteva essere per me. E ho trovato subito un suo difetto. Fortissimo, bravissimo e faceva malissimo, però c'era un difetto: non gli piacevano prendere i colpi, i cazzotti non li voleva, e mi ha dato quella sensazione e me ne sono accorto subito, non voleva i cazzotti. Io sono andato proprio nel mio campo, senza, non nel mio campo, diciamo, sai, il mio pugilato è muovermi, fare l'attendista, sorprendere l'avversario. No, mi sono messo proprio a testa a fare a cazzotti. Quindi diciamo che tu, alla luce del fatto che magari in un futuro potesse esserci una possibilità per fare qualcosa di importante con lui, sei andato, tra virgolette, a studiarlo. Certo, sono andato apposta per provare Luca Giacon io. Poi il giorno successivo, alla domenica, abbiamo rifatto i guanti, mi sono spaccato subito al primo round qui e è finita subito così. Vittoria del campionato d'Europa, le tue difese con Pasquale Di Silvio, con Benoit Manno, con Gheorghi Mizzai Junior 2 volte, poi è arrivato l'occasione del mondiale Silver WBC. Silver. Sì, eravamo insieme su quel ring, io e te, e insieme a me c'era la bellissima Claudia Gerini, e tu entrassi sul ring con il tuo carissimo amico Federico Zampaglione, che in quell'occasione tirò fuori per te Molo 10, la canzone con cui entrasti sul ring. Molo 4. Convinto fosse Molo. Beh, io Federico è un super amico, un appassionato di pugilato, mi piace tantissimo, ancora oggi ci alleniamo insieme, stiamo insieme, quando combatto lui è sempre pronto a sostenermi, venire con me sul ring con un pezzo nuovo, qualsiasi cosa. Federico è una persona speciale, bravo, mi sostiene e c'è niente da fare, sport e musica è un connubio vincente. Allora, innanzitutto, ecco, dividiamo un attimino le due cose. Gamaliel Diaz, campionato mondiale Silver WBC, comunque un pugile che già era stato campione del mondo, un pugile che è venuto comunque, è venuto in Italia a sfidarti, un pugile che ti ha dato la possibilità di conquistare un altro titolo importante della tua gloriosa carriera, quel mondiale Silver WBC. Certo, è stato un match duro anche lì, perché Gamal Diaz fino alla 12ª ripresa è venuto sempre pronto per portare via il suo titolo, per conquistarlo. È stato un match duro, un match faticoso, con un buon ritmo, una bella prestazione. No, è stato un match duro e bello. Poi con l'esperienza sua, che già lui è stato campione del mondo vero da WBC, perciò è stato un bel match, anche questo sono riuscito a controllarlo, a vincerlo e a vincerlo nettamente. Non è che il match, diciamo, stava lì e poteva vincerlo Diaz, no, ho fatto il mio, ho espresso il mio pugilato e ho comandato per 12 riprese, anche se lui ogni tanto provava a portare colpi da vicino forti, però non è mai riuscito a prendermi, non è mai riuscito a incastrarmi, a chiudermi nell'angolo, come è il suo pugilato. Assolutamente, assolutamente, è una vittoria di prestigio per un titolo prestigioso. Ma io vorrei tornare, ecco, al rapporto speciale che hai con Federico Zampaglione, che oltretutto è un grande appassionato, ma anche un tecnico del pugilato, comunque una persona che è un grande esperto di pugilato. Com'è nata questa amicizia? Mondiale, neanche io. È iniziata per puro caso. Com'è nata? Avevamo un amico in comune di Santa Marinella e ci ha fatto incontrare una volta e mi disse: Emiliano, vuoi conoscere Federico Zampaglione di Tiromancino, il leader, il cantante, è appassionato di pugilato? Ho detto: oh, certo, mi piacerebbe veramente. E un giorno l'ha portato qua a Civitavecchia al campo comunale e ci siamo allenati insieme, e da lì è partita la nostra amicizia, non ci siamo più separati. E poi devo dire che capisce, ti ha sempre accompagnato, ti ha sempre accompagnato e ti ha sempre sostenuto. Ti ha sempre sostenuto, perché è vero, cioè, un'amicizia vera e un tenditore veramente di pugilato. Lui si vede qualsiasi tipo di mondiale, lui sta incollato al televisore, quei canali suoi americani, e sa più cose di me. Infatti io dico: guarda, neanche io che so pugile riesco a vedere tutti questi mondiali che vedi tu. Una bella amicizia che oltretutto dà lustro. Siamo stati insieme in America quando c'è stato il match del secolo, Pacquiao contro Mayweather, siamo andati a vederlo insieme, siamo andati ad allenarci insieme alla Wild Card, c'era Cotto, c'era Pacquiao che si stava preparando, noi ci siamo allenati lì. No, Federico proprio dico un'amicizia vera. Un'amicizia che ha dato tanto sia a te, diciamo, come uomo, ma che ti ha anche sostenuto come, appunto, come pugile, che ti ha dato tanto, che ha dato tanto anche al pugilato italiano, perché ha unito diciamo il mondo della musica, il mondo dello spettacolo al mondo della nobile arte, che quindi ha dato la possibilità al pugilato di legarsi a quello che è il jet set, lo spettacolo e la grande musica. Assolutamente. Vero. Devo pure ringraziare la famiglia Chierchi, comunque, perché anche loro mi hanno dato modo di poter fare qualche titolo, tutto quanto. E credo che, spero che la famiglia Chierchi, visto che è una dei più forti, no, in Europa, nel mondo, riesca a poter farmi fare questi ultimi due match che vorrei fare, e di cui di questi anche un mondiale. C'è qualcosa che bolle in pentola? Possiamo dire qualcosa ai nostri telespettatori? Ci sono delle situazioni, ti stai allenando, diciamo, mantieni il motore in caldo per tenermi una base, e spero che a breve esca qualcosa per noi, visto che siamo ancora fermi, però io questo penso per ottobre andrà in porto, se andrà in porto, di rimontare su ring. Ci credo, mi sto allenando, non sto in piena preparazione, però mi alleno mattina e pomeriggio per tenermi una base, in modo che quando mi dici vai, pronti, partenza e via, ho già una base pronta per iniziare subito la mia preparazione, in modo che in 50 giorni sono pronto. E ci credo, voglio dire ancora la mia e voglio fare ancora un mondiale, perché no? Ma magari riportare un mondiale IBO qui in Italia. Allora, hai ringraziato Federico, hai ringraziato il tuo team, hai ringraziato i tuoi manager. Io però volevo farti una domanda su una persona che ti ha sempre seguito, che nei tanti match in cui personalmente sono stato insieme a te nel ring come annunciatore, ti ha sempre sostenuto ed era sempre pronto in prima linea con te, il tuo papà. Lui è sempre. Che mi dici, come ha visto, come vive il tuo papà la tua carriera pugilistica, come ha vissuto il tuo papà il tuo percorso pugilistico? Beh, mio papà è stato il mio primo tifoso, è stato sempre a fianco a me fino all'ultimo giorno, e papà anche in Inghilterra ho dovuto tenerlo buono perché era partito pronto per litigare, cioè, se poi conosci papà com'era, papà era unico e mi ha dato tanto, e anche ora io penso che anche quando sto sul ring lui mi sta sempre vicino. Ma sicuramente è così, sicuramente è così. Diciamo che soprattutto in quei momenti, magari dentro quei guantoni, invece di averci due mani ce n'hai quattro. Sì, sicuramente, papà ci sta sempre, mi guarda da lassù e diciamo che mi sarà sempre vicino. Assolutamente, Emiliano. Emiliano, un'altra domanda che volevo farti, oltre ai tuoi progetti sul ring, i tuoi progetti come pugile, c'è stato questo grande progetto del docufilm sulla tua vita e sulla tua carriera. Andiamo a parlare 2 minuti di quello che è questo grande progetto. Guarda, io devo ringraziare Francesca Pigianelli e il regista Alessio Di Cosimo, che abbiamo fatto questo docufilm, cioè in poche parole non è che ho recitato, ho fatto i miei allenamenti, la mia vita, la mia storia di atleta giornaliero che faccio l'allenamento e tutto quanto. Parla della mia carriera, parla dall'inizio alla fine fino a arrivare al titolo mondiale, è un vero... bellissimo, per me è un bellissimo docufilm dove esprimo tutto, si vede le mie fatiche, le mie emozioni, la mia famiglia, i miei sacrifici, il mio lavoro, tutto quanto. Questo docufilm poi è uscito adesso in tutto il mondo, è uscito su Amazon Prime, sia americano, sia inglese, sia tedesco e sia italiano, e a breve uscirà anche su Kili. Beh, questa è una bellissima notizia per te, ma anche un traino per tutto il pugilato italiano. Chissà che veramente sia uno spunto per poter avere quell'interesse che tutti i pugili, che tutto il pugilato italiano merita, assolutamente, da parte di media, da parte di sponsor che magari possono avvicinarsi al nostro bellissimo sport. Speriamo. Io ti mando un forte abbraccio, ti ringrazio per essere stato con noi, per averci dato modo di raccontare quella che è la tua storia, quella che è la tua carriera, e per aver fatto questo focus su un grande del pugilato italiano ed internazionale, l'uomo del porto Emiliano Marsili. Grazie Emiliano. Grazie. Io ringrazio a te dell'intervista, ringrazio a tutti quanti, federazione, manager, mio team specialmente, tutti quanti. Grazie che ci date la forza di andare avanti e di andare ancora avanti il nostro pugilato italiano, che secondo me il pugilato italiano può essere anche un pugilato che potrebbe essere il primo nel mondo, perché la nostra tecnica, la nostra, diciamo, voglia di vincere, i nostri ragazzi sono unici e noi non siamo da di meno degli altri, dobbiamo solo riportarlo in alto il nostro pugilato. Amici di Media Sport, di MS Sport, amici di MS Channel, abbiamo raccontato la storia di uno dei maggiori protagonisti del pugilato italiano ed internazionale, Emiliano Tizio Marsili. Vi invitiamo a rimanere con noi, vi invitiamo a sostenerci perché, come vi ricordo sempre, Fighters Life is the next generation of fighters. I hear a lot of talk about old time great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching their footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.